Dai 700 metri del Corcovado, la gigantesca statua del Cristo Redentore domina e protegge Rio de Janeiro e la sua baia, che dicono la più bella del mondo. Nell'atmosfera tropicale, velata da nebbie leggere e trasparenti, la grande e modernissima capitale è circondata e premuta dalla foresta, vasta come un mare, che copre milioni di chilometri quadrati, il 60% della superficie del Brasile, e che si può attraversare soltanto lungo i grandi fiumi che la solcano. L'America del Sud, in questo mondo sovrappopolato, è tra le poche terre che hanno ancora immensi spazi liberi e consentono a uomini di salde braccia di portare la civiltà e il benessere dove per migliaia di anni ha regnato l'impenetrabile foresta. Seguendo la corrente del Rio Paraná, lungo 4.500 km, si può raggiungere l'interno e bisogna percorrere un lunghissimo tratto verso sud per arrivare alle prime terre coltivate verso i confini con l'Argentina. Qui vivono isolati alcuni coloni italiani. La loro casa è circondata dalla violenta foresta tropicale, dove anche i frutti enormi e strani sembrano irreali. Soltanto uomini di tempra eccezionale possono sopportare i disagi di questa zona selvaggia, soffocante per il suo clima perennemente torrido. Sono le sentinelle avanzate della civiltà, preparano le condizioni perché altri possano raggiungerli e insieme vinceranno la foresta, dove il clima e la fertilità del terreno hanno creato stupendi fiori selvaggi che prorompono dal verde intrico della vegetazione. Proseguendo verso sud, la foresta si esaurisce in boscaglia e si arriva alle terre aperte dell'Argentina, disseminate di fattorie e ricche di mandrie. Anche questi sono italiani. Lavorano per una grande stanza vicina al Paraná. In queste zone il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee sta facendo affluire i migranti dalle zone sovrappopolate del vecchio continente. La terra c'è e attende le braccia che la lavorino. Del comitato fanno parte l'Italia e l'Argentina, due paesi amici, che attraverso questa collaborazione rafforzano i loro già saldi legami. I nostri emigranti arrivando in Argentina non sono abbandonati a se stessi o alle mene di incontrollati accaparratori di manodopera. Lo stesso comitato intergovernativo vi assegna alcune delle grandi fattorie dell'interno, dove le condizioni di vita e di lavoro sono ottime. Donne e bambini possono seguire il capofamiglia, creando così dei nuclei familiari che daranno continuità al lavoro. L'opera iniziata dai padri verrà compiuta dai figli. Ai lavori meno pesanti prendono parte anche le donne. Qui si raccoglie e si sgrana il mais, originario di queste terre, da cui venne importato in Europa col nome di Gran Turco. È l'ultimo raccolto dell'anno, un buon raccolto che verrà in parte venduto e in parte conservato per nutrire il bestiame. I nostri emigranti hanno già perfettamente appreso i sistemi agricoli in uso nel paese che li ospita. È una grande azienda agricola, dove oltre alle varie coltivazioni si cura anche l'allevamento di bovini e cavalli, tenuti bradi su vaste estensioni di terreno. Le mandrie vengono avviate verso i pascoli più adatti da uomini che hanno ereditato la bravura e le qualità dei gauchos e passano gran parte delle loro giornate a cavallo. Essi non saprebbero vivere altrove o in un altro modo. Amano questi vasti orizzonti che ispirano loro un profondo senso di libertà. Ogni giorno a qualche puledro dell'allevamento viene imposta la sella per la prima volta. Basta con la vita spensierata. È venuta l'ora di lavorare anche per lui. Sin el caballo el hombre es nada. Senza il cavallo l'uomo non è niente, dice un proverbio argentino. Infatti il cavallo è l'unico mezzo di locomozione sicuro in quelle vaste campagne, su un terreno che la pioggia rende impraticabile ai veicoli perché composto di materiale organico e assolutamente privo di pietre. Il guardiano di mandre e l'agricoltore
a piedi sarebbero praticamente immobilizzati. Perciò l'allevamento dei cavalli in Argentina è un'attività molto importante. Questi puledri bradi appartengono alla riserva dell'Estancia di Santa Catalina, a nord del Distretto Federale di Buenos Aires. Anche a loro, quando hanno raggiunto l'età adatta, vengono imposti la sella e il morso. I primi e bruschi tentativi di ribellione si esauriscono sotto il ferreo pugno del domatore. L'animale riconosce in lui il padrone e impara a ubbidirgli. La limpida atmosfera di questi cieli, la vastità di questa pianura, danno agli uomini che vi vivono uno spirito di comunanza, una sincerità e una forza che li fanno sicuri di sé e del domani. Le mandrie si spostano alla ricerca di nuovi pascoli, nella vastità per noi incredibile di una pianura che sembra senza confini. Il lavoro della giornata è stato compiuto, su questa terra che viene lentamente bonificata e messa in valore dal tenace lavoro degli uomini. Anche i nostri amici italiani tornano verso la fattoria. Il bestiame si avvia ai recinti dove trascorrerà la notte, sorvegliato dai guardiani che bivaccheranno accanto ai fuochi. È l'ultimo galoppo della giornata, poi vi sarà il riposo, nel profondo silenzio notturno. Suscitano i ricordi e le nostalgie. Per quanto si viva bene nella nuova residenza, la terra che si ha nel cuore e di cui si canta è sempre l'Italia.